Buonasera, saluti, bentrovati. È un piacere avervi qua. Soprattutto vogliamo che voi, protagonista di questa serata, ci raccontate meglio la storia, perché la professoressa Miccolupi ci ha accennato un certo iter, certe cose che segnano e lasciano il segno e insegnano, tra l'altro. Però vogliamo sentirlo dalla vostra bocca, questo percorso un po' sofferto e un po' di gala. Allora, buonasera a tutti, sono Roberto Giovatti, arrivo dal Trentino, per cui insomma un bel viaggio, e però ho trovato un'accoglienza bellissima, per cui grazie. E questo Fata Blu racchiude chi è la Fata Blu? La parte migliore di me. E l'animo. Racchiude, sì, i sogni, quello che dicevo prima, Marini, cioè, le cose capitano, ci sono, però se tu le doni agli altri, spargi profumo di fiori. Hanno ancora più valore. Condividere la condivisione, la sofferenza, ma anche la gioia, il sogno, ma non solo un sogno in senso fantastico, un sogno che poi trova un riporto veritiero e reale. Certo, perché allora questo è un triplo CD nel quale io scrivo le parole e Filippo lui le musica e poi fa a fianco una ecco, un brano dedicato. Filippo lui, è lui? No, non c'è. No, ancora no. E, diciamo che è una sfida, perché non è un audiolibro. Certo. Non è... Però... Non è musica d'ascolto normale, diciamo, no, così. Però vi assicuro che è una musica dolce, rilassante. Molto, molto rilassante. Un invito alla riflessione, alla sì, bellezza della vita e ad amarla. Alla semplicità della vita, che non vuol dire facile. Certo. Per arrivare al semplice ho fatto determinato percorso. Però racconta anche la gioia di vivere. Racconta che bastano tre parole per far sentire meglio una persona, e sono: ti voglio bene. E... accompagnati da un sorriso sono già di per sé, oltre il linguaggio parlato, il linguaggio del corpo che va oltre, oltre, oltre. E poi io credo che tutti noi, no? In ognuno di noi c'è una storia, diciamo, particolare. Maestra di vita. Maestra di vita, bravissima. La mia mi ha portato in un mondo fantastico, in un mondo in cui posso imparare sempre. Questo viaggio però ti ha costretto a farlo la Maria Antonietta. Questo viaggio mi ha costretto a farlo Maria Antonietta, ci siamo conosciute... Però vediamo che lo hai fatto con piacere. Con entusiasmo, perché io... spero che questo venga venduto, ma non per me, certo, perché il ricavato di questo va tutto a Maria Antonietta, perché credo che tutti abbiano diritto di un po' di gioia di vivere, soprattutto in questo momento. Chiamalo, chiamalo, ecco. Filippo? Maestro, buonasera, saluti, ben trovato. Stavamo parlando di voi insieme. Ah sì, grazie. Aspetta, mi sembrava un po'. Ecco, adesso vengo subito. Maestro, ma queste donne vi reclamano ovunque e dappertutto, vi costringono a fare delle cose che non vorreste fare. Ma Dio, siamo sempre un po' sotto tortura noi. L'avventura di questo lavoro? L'avventura di questo lavoro è un'idea nata da lei e poi sviluppata da me. Due menti contorte e io... questo sì, lo fermo. I folli riescono, i geni, il genio folle, il folle genio è quello che riesce a produrre le cose. Ma il discorso è che c'è un'idea e ci sono mille modi di tirarla fuori questa idea. Nel caso per esempio di Roberta, lei scrive delle cose che sono molto suggestive, che a tratti mi ricordano la musica di
un altro artista, anche se lei non è partenopea, però un artista partenopeo che è Mango, la sua musica era bellissima, suggestiva, quindi faceva immaginare delle cose, e come lui, facendo un parallelismo tutto musicale, quello che fa Roberta è mettere delle parole che creano immagini. La mia è una musica che mi si dice che crea immagini, quindi abbiamo pensato, ma perché ridurre questi testi a delle canzoni quando potremmo invece lasciarli come sono e fare una colonna sonora di questi testi, come se fossero la sinossi di un film. Quindi sono tanti piccoli mini film che vengono raccontati da una voce narrante, due bravissime attrici, e successivamente a ogni brano bellissimo recitato c'è la mia traduzione musicale che ho fatto, diciamo, con il beneplacito di Roberta, quindi ci siamo trovati molto bene. Ci avete incuriosito al punto tale che non vediamo l'ora di ascoltare qualche cosa proprio per renderci conto in prima, perché è una variante, non dico impazzita, ma che propone delle novità, è un'idea, è un'idea. Questa serata, diciamo che il mio sarebbe un progetto orchestrale, sarebbe un progetto polifonico, e infatti questa musica è polifonica, per la quale sono stati realizzati apposta dei suoni, quindi oltre ai suoni acustici abbiamo creato dei suoni di natura sintetica, volutamente derivati dai miti della musica elettronica, il Moog per esempio, e i Korg, i sintetizzatori Korg, che ci hanno permesso di dare una certa suggestione. In questa occasione invece diciamo che il Moog farà un piccolo cameo in questa musica, mentre tutto quanto sarà realizzato in una versione per pianoforte, quindi avrò l'arduo compito di mettere in scena. Ma il nostro augurio, il nostro piacimento che da qui nascono delle cose, degli approcci, delle conoscenze, e quindi avremo la grande orchestra magari in un auditorium, quello di Roma se non quello di Ravenna. I nostri auguri, i nostri complimenti, non vediamo l'ora di vedervi lì sul palco al pianoforte, maestro. Grazie mille.